Dice la vecchia cabala che ogni sogno che si fa è l'immagine di un numero a cui corrisponderà. Ma è vero anche il contrario, che ogni numero che uscirà ci vuole dire qualcosa di quello che succederà. Bisogna stare molto attenti all'otto, indovinare quello che c'è sotto, perché ogni numero che uscirà vuol dire qualche cosa che succederà. La lotteria il 16 di aprile, il giorno prima delle elezioni del presidente della Repubblica, dava chiarissime informazioni. Ed era uscito il 30, poi era uscito l'82, 55, 46 e per finire 53. 55, 30, 82, 46, 53. 55, 30, 82, 46, 53. Ed era il vecchio il 53, l'82 che è la tavolata, 46 che sono i denari, 55 sono i suonatori. E arriviamo al 30, che poi sarebbero le palle del tenente. Non è difficile da interpretare, vuol dire che c'è poco da scherzare. Il grande vecchio 53, altri non era che il signor Marini, che fa valere le ragioni sue nella tavola imbandita dell'82. C'erano i soldi, 46, del miliardario delle farfalle. E poi abbiamo i 55, chi fa la musica se la balla. Ma poi arriva il 30, che poi sarebbero le palle del tenente, che dice che c'è poco da scherzare, che l'accordo non si può fare. Ed era chiaro che il 30, quando lo vedi devi stare attento, perché col 30 non si può scherzare, tutti i giochi sono da rifare. Ecco perché bisogna stare molto attenti all'otto, indovinare quello che c'è sotto, perché ogni numero che uscirà vuol dire qualche cosa che succede. Bisogna stare molto attenti all'otto, indovinare quello che c'è sotto, perché ogni numero che uscirà vuol dire qualcosa che succederà. 55, 30, 82, 46, 53. 55, 30, 82, 46, 53. 55, 30, 82, 46, 53. 55, 30, 82, 46, 53. 46, 53. 46, 53. 46, 53. 46, 53.